Calcestis. È inutile resistere. Mi arrangerò. Jedi. Danalo, re mio! E ora dove si va? Ciao ragazzi, qui del 38, eccoci. Allora. No, là c'è il nostro amico peschereccio comunque. Quindi si trova anche in questo pianeta. Così, lo troviamo a caso. Vabbè, Vai a controllare la nuova unità. Non risponde alle chiamate. Scherzi, non voglio avvicinarmi a quella macchina assassina più del necessario. Coraggio, è solo un droide. Se è solo un droide, perché non vai a vedere tu, eh? Un droide assassino, cacciatore di tagli, forse? Il droide di Mandalorian? Comunque detto questo, c'è uno stormtrooper seduto. Prendiamolo! Ricevuto! Via! Bello come sono morto in mare. Dall'altra parte, figurati. Sì, scusate, sono un attimo concentrato qui. Che cazzo? Cos'è sto coso? È nuovo. Jedi, completo poi abbigliamento Jedi, abbigliamento. Tanta roba. Dice qualcosa riguardo alla via? Riposo, riflessione, direzione. Avanza, viandante. Incoraggiante. No, guarda quel droide, è coso. No, quello droide che lo vedete l'abbiamo visto anche all'inizio. Quando su Coruscant, dove praticamente sono quei droidi di addestramento Stormtrooper che li hanno iniziati. Ho letto un interessante mito sui Jedi. Soldato non mi interessa. Oh, vabbè. L'impero ha portato un nuovo giocattolo. Eseguo manovre evasive. Danni al telaio. Lui è pericolosissimo, ragazzi. Si vede. Lui sono i Dark Trooper. No, non si chiamano Dark, si somigliano però. Aiuto, Pidito! Attacco riuscito! Sì, però si pericolo. Ragazzi, posso dire che ha la faccia dopo dai Galactic Marines? All'attacco! Oddio, ho perso. Ti ho fatto perdere tutto. Quello non scherzava, BD. Che cos'è? Dimmi il nome, voglio sapere tutto. Droide sentinella DT. Droide da Bactro Combat autonoma. Vabbè. Oltre ai poteri bracci idraulici. Ah, ok, comunque un droide abbastanza pericoloso. Ok, intanto ha calpestato lui, è stato fantastico. Non si può salire, giustamente. In qualche modo si deve sfruttare la cosa. E come lo sfruttiamo? Così. Mamma mia ragazzi, quando poi non è che usi il cervello, semplicemente guardi intorno e trovi le risposte. È morto malissimo. Qui è fin troppo facile finire di sotto.
Muoviamoci con attenzione. Infatti non ci arrivo. C'è qualcosa che non quadra. Signori, io non ci arrivo lì, eh. Non ci arrivo, infatti. No, e allora come ci vado, mo? È facile cad... Ah, no, no, sono scemo. Beh, sono scemo, signori. Perché? Perché sta cosa? Amico, aiutami tu. Io devo arrivare là, devo arrivare. Niente, non lo fa, non lo piglia. Mi sto innervosendo. Ah, ma non sono gli stessi tubi, infatti. E allora come cacchio faccio a salire? Aia, ho preso male. No, sto cercando di capire che cacchio devo fare. No, non posso. Ok, no, stavo pensando, signori. Signori miei, sto pensando. Ma là c'è, là non ci arrivo. Signore, dai, non ci arrivo. Ma il suggerimento quando ci deve stare? Non c'è. Sta cosa è comica. Ma non ce la farei manco stessa a saltare. BD, hai qualcosa per aiutarmi? Niente, no, non ce la faccio. Se non va di là, vuol dire che è da un'altra parte. Ok. Razionalizziamo. Infatti moro, ma oddio. Razionalizziamo, signori. E però vedi che questi vanno, allora che problemi ha? Vedete i tubi? Maestro Jedi, razionalizziamo.
Oh, alto piano. Ma che Tatooine. Oddio, noi eravamo là in fondo. Dimmi qualcosa di bello. Giustizia. Oh, abbiamo sudato per fare sta cosa. Ora dobbiamo andare per di qua. Oh, Asafa. Non mi piace. Non mi piace neanche un po'. Ok. Oddio, non ti ho... Mi sento debole, BD. Debole. Sono debole anche debole. Merrin ci sta dando una mano, amico. Ok, ce l'abbiamo fatta. Però è una bella ma... La nostra navetta. Dobbiamo evacuare prima che gli scavi arrivino al tempio. Ne stanno mandando un'altra. Voglio un posto in prima fila quando attiveranno quel bestione. Ok. Questo ci darà una spinta. Ok, un secondo, ragazzi. Un attimo, che era successo? Ok. Oddio, ma se io sto ingresso l'ho già fa... LOL. Ok. Allora, ok. Andata. Quello me lo so tolto di mezzo.
Ok, però che figata è? Molto particolare, ma cos'è? La piattaforma non è qui. Sì, io sto... Madonna, mi sono spaventato, mi si è apparso di là. Ma io ho capito, qua mi mena uno. Portiamola a sorella Tasca. Un droide con il suo padrone. Che cosa bella. Poi. È un giochetto. No. No, perché devo capire come funziona, se non conosco l'enigma non posso farlo a caso. Posso improvvisare. Così a caso. No, vabbè, non scherziamo. Dobbiamo fare le cose giuste. L'ho fatta a caso! Signori, io l'ho fatto palesemente a caso. Non volevo. È stato proprio a caso, signori. Me la sono buttata lì, me la sono buttata proprio lì. Non sono mai troppi. Effettivamente sono un po' anche troppi per questa modalità di gioco. Però mi serviva uno, quindi. Sono in difficoltà, BD. Un altro gingillo per un altro viaggiatore smarrito e ritrovato sulla via per il passo. Per questo onoriamo il suo sforzo e ricordiamo per sempre la sua voce. Ogni campana rappresenta una persona morta durante il pellegrinaggio. Guardate chi c'è. Così mi spaventi i pesci. E te che hai sentito cosa ti ho detto? Certo, ma non so se ho capito. Il rumore, ragazzo. Un pescatore deve affinare tutti i sensi, no? Siamo nella tana del pesce pavone là, il più grande esperto di olezzi da qui al nucleo profondo. Stai dicendo che puzziamo? Di certo non profumate. Ma non temere, sono così furbo che mi sono spalmato addosso una pungente essenza di crostaceo. Quel bel pescione non si accorgerà di nulla. Lo sto menando a cazzotti. Neppure il pesce là può competere con Scuba Steve e i suoi potenti aromi. Ora che ci penso, anche tu hai contribuito con i tuoi particolari effluvi. Un po' ti sono debitore. Non c'è di che. Se si vede
giovanotto? Se vuoi darti una lavata in acqua, fai con comodo. Mi stai insultando? Comunque... Oh, abbiamo fatto anche questa... Io vi giuro, non mi aspetta... Infatti... Gli faccio i miei complimenti. Io ribadisco, ho fatto una cosa che non aspettata proprio. Intanto mi curo. Devo concentrarmi. Non me l'aspettavo, riposati. Comunque mi ha fatto ridere, che mamma mia. No, ma ho fatto una cosa che non mi aspettavo, un enigma che me la so tirata a casa. Brutte bestie. Ah, per di esperienza mi date, Ehi, BD, andiamo. Come? E come... Come ci va? L'ascensore non funziona da qui. Non funziona. Non cercare la via. Giaci immobile, viandante, e la strada ti sarà svelata. Facile dirlo quando stai già riposando in pace. Anche tu senti questo odore? Non sento nessun odore. Mi prendi in giro? Io lo sento. L'odore di una gloriosa vittoria imperiale. Ostile in avvicinamento! Ancora! Colpitelo ancora! Affrontatelo! Andiamo, codardi! Rincoglioniti. Oh, cavolo. Almeno ci sono riuscito, Wow, diretto. Inizio. Sono stato rapido. Qua signore, però mi sta venendo una... E tu cosa sei? Forza, puoi farcela! E tu cosa sei? Io sono Cal, lui è BD1. Sono Pili, non mi aspettavo dei pellegrini oggi. Tu che ci fai qui fuori? Mi prendo cura di quello che cresce qui, ma come vedi non è molto. Dovresti andare nel sistema di Kobo, laggiù cresce di tutto. Magnifico, forse lo farò. Di al barista del saloon di Pailun che ti mando io. Penserà a tutto lui. Oh. Ok. Ah, vedi quella cosa delle piante che noi abbiamo, stiamo raccogliendo. Questo è un luogo insolito per un giardino. Mi sentivo persa e, come un pellegrino, sono venuta a cercare una nuova via. Una volta trovati questi semi in difficoltà, non potevo ignorarli. È incredibile che qui cresca qualcosa. Ma la vita è tenace, per fortuna. Bello, è un personaggio simpatico. Ah, ok, andiamo di qua. Dove va? Bene, questa porta fino al ponte. Bene, adesso andiamo. Una botanica in un deserto. È proprio smarrita. O alla disperata ricerca della sua strada. Cal non mi piace su questo carattere che tiene del tipo vabbè, ma è un personaggio strano, quindi stiamoci alla larga perché tanto è strano. Cioè, non considerando i loro valori, il loro punto di vista, Cal non ti sopporto più. Un secondo, raga. Eccomi qua, scusatemi. Ho dovuto un attimo interrompere bruscamente. Allora, stavamo dicendo dobbiamo questo salta più in alto, quindi ok. Spettro
Ma dove cacchio stavano parlando? Io li ho sentiti, ma... Maronna! Un attimo. Sì. Ah, eccoli dove erano. Cos'è quello? Ti vedo. Oh no. Si difende troppo bene. È morto. Ok. Uno steam, amico. Ah, non so dove eravate. Però stiamo facendo un bel percorso. Ah, ma qua c'è un percorso da fare. No, è a mo' a sto punto ci vado. Il ponte per il rifugio del pellegrino. Una pergamena. Teniamola. Mi serve una pausa. Perché sto posto mi è familiare? Parentesi, dove sono? Faccio così per sicurezza. No, perché io mo ho fatto sta cosa. Riposati. Però mo la mia curiosità è una. Dove sto andando? Credo che a sorella Task potrebbe interessare. Quanti? Ho fatto il possibile. Ma più avanti c'è un'unità imperiale. Ho pensato di avvisarti. Va bene. Fammi strada. Ah, ok. Allora è andato bene. Però allora aspetta. Eh no, adesso voglio tornare allora indietro. Eh no, perché c'è un'area che a sto punto io voglio essere, voglio vedere. Perché lì... Sì, un attimo. No, perché adesso mi hai fatto venire... Lo so cosa mi sta dicendo. Uno mi dirà: ma perché va tutto sto casino? Per questo. Perché adesso mi hai fatto una cosa. Eccolo qui. Vedi che si arriva qui. Ecco, ora l'ho sbloccato. Ciao. Sono contento. Ragazzi, volevo attivarlo, okay? Ecco, ora sono soddisfatto. E beh, ragazzi, volevo sapere se stava andando giusto, eh? Perché io a volte vado ai percorsi giusti senza volerlo. E questa è una grossa pecca mia, perché io mi diverto. Madonna. Devo sgombrare la mente. Eh sì, riposati. Relax. Relax. Partiamo. Ok, basta, smetto, scusatemi. Ok, ritorniamo lì. Posso dire che ho fatto... Guarda, il zona di perlustrazione... guarda, noi eravamo là in fondo, signori, Là in fondo eravamo, Mamma mia, che percorso... Comunque, ripeto, è un bel percorso narrativo. Occhi avverti. Segnalano che insieme al Jedi c'è anche una strega. Hai detto una strega? Oltre a un Jedi dobbiamo vedercela con una strega che usa la forza. Proprio così. Ho sentito che ha fatto fuori un'intera squadra nelle rovine a sud. La deve pagare. Oh no.
praticamente è chiusa. Vinceremo noi. Per l'impero. Va bene. Schiva i colpi. No. Attenzione. Aspetta, è successo un casino. Non ci sfuggirai. Attacca. Mi serve altro tempo. Sono stato colpito. E che ho premuto start, quindi è successo. L'impero è già riuscito a entrare nel tempio? No, ma gli imperiali parlavano di una nuova macchina scavatrice. Muoviamoci. Merrin. Un momento. Comunque è bello questa cosa che può riparare. Continui a stupirmi. E ancora non hai visto i miei veri poteri, Cal Kestis. Ti sta insultando, sappilo. Che casino che c'è. Siamo arrivati molto più vicini. Credo che dovremmo stopparla qui. Sì, dopo tutti sti tagli. La stoppiamo qui. Qui dal 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.